Ancora due partite, quindi sosta e mercato. Mesic il primo rinforzo, il 21enne centrale slovacco piede mancino, ha appena cominciato gli allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Sarà tesserato lunedì 2 gennaio, giorno dell'apertura ufficiale della sessione invernale. Crecco e Germinario andranno a giocare. A centrocampo arriverà una mezzala di inserimento, simil Tenkorang dell'Entella. Si parla ormai da settimane di Iannoni della Salernitana in prestito biennale al Perugia. In B il classe 2001 è ex Ancona ha collezionato soltanto 319 minuti per un totale di 7 presenze. Titolare nell'ultima sfida persa dagli Umbri a Cagliari. Secco no del DS del Perugia Renzo Castagnini. L'agente del centrocampista Marco Sommella sta spingendo per Pescara. Altra opzione, il ventenne Rashid Kuda del Picerno. Doppia nazionalità Italia-Burkina Faso. Finora 15 presenze con la squadra lucana che domenica prossima sarà ospite proprio del Delfino. Nuovo tentativo per l'austriaco Robert Gucker, ex Vicenza, soprattutto Frosinone Pisa. Fuori lista nel club toscano, 31 anni, Gucker nasce mediano, perfetto come mezzala nel centrocampo a tre. Successivamente Luca D'Angelo gli ha ritagliato con successo un ruolo tattico come trequartista. Al momento l'austriaco qui in gol contro il Pescara con la maglia del Frosinone non vuole scendere di categoria, ma per De Licarri Gucker resta il primo candidato della lista. Si diceva delle sfide che restano da qui alla fine del 2022. Picerno in casa domenica alle 12.30, Avellino fuori venerdì 23 dicembre alle 17.30. Per ora Plizzari non si opera, lussazione alla spalla sinistra che per 15 giorni verrà immobilizzata, poi l'ex Milan comincerà il lavoro di recupero. Se l'operazione dovesse essere scongiurata, Plizzari potrebbe tornare in campo a fine gennaio. Tra i pali toccherà dunque a Daniele Sommariva, col Picerno altresì indisponibili Palmiero e il lungo degente Pellacani. Rientra Kraja dalla squalifica, recuperato delle Monache. Sarà verosimilmente confermato l'11 che ha espugnato Monopoli, forse davanti Colai per Cuppone nel tridente, completato da Vergani e De Sogus. Picerno sesto in classifica, quota 24 punti insieme con Latina e Cerignola. 7 risultati utili di fila, 5 vittorie e 2 pareggi. Dopo 11 giornate era, pensate, ultimo con 7 punti assieme ad Andrea e Messina. Scontate le defezioni di Finizio, Albadoro, Gerardi, Esposito e Ferrani ex Teramo. Sulla via del recupero Reginaldo, 4-2-3-1, il grande ex e il 39enne Ciccio Dettori, anima del centrocampo lucano. Cuda potrebbe giocare sulla tre quarti, sulle fasce Golfo o Reginaldo e l'abruzzese D'Angelo ex Giulianova. Riferimento centrale il senegalese Abu Diop.